Anzitutto una mozione d'ordine. Avendo saltato un po' di passaggi, cioè il fatto che ciascuno si poteva costruire il suo di business plan, la cui fattibilità, onestamente, con tanti, siamo in troppi per crederci. Aspetta, ti lascio la sedia così sta più comodo. Ah, questa è la cosa dell'ingegnere, non ci riesce da solo. Perché era ingegnere. Ah, ecco, sì. Grazie. Ah. Allora, siccome vi dicevo, abbiamo saltato un po' di passaggi, perché alla fine abbiamo costruito un business plan, un po' di fantasia, e abbiamo saltato un po' la fase di costruzione per andare direttamente sulla fase di logiche. Primo, siamo arrivati un po' troppo presto al traguardo. Secondo, abbiamo saltato dei passaggi che possono essere interessanti sul piano individuale. Allora, resta un campo aperto, che è quello che io volevo fare in quest'ultima oretta, che è la valutazione. Però abbiamo una mattinata a disposizione domani mattina. In questa mattinata possiamo fare due cose. Una è parlare genericamente di come funziona un deal con un investitore. L'altra è invece fare un po' di personalizzazione su quelli che hanno interesse a sviluppare un business plan personale. È una cosa un po' più incasinata, no? Un po' molto, parecchio più complicata, perché vuol dire che io devo un po' girare fra i tavoli mentre voi cercate di far girare il vostro piano. Vi invito a rifletterci un poco nottetempo, e se lo volete fare domani mattina facciamo questo, se no vi do qualche dettaglio in più su come funziona la struttura di un deal, di un investimento. Adesso cerchiamo di capire una delle parti fondamentali. In generale, in un deal ci sono tre componenti fondamentali. Una è l'investimento, quindi quanti soldi metto per prendere quanta parte del capitale, e quindi a che prezzo sto comprando questo pezzo dell'azienda con i miei soldi. L'altra è la governance, cioè quali sono le regole che governano, scusatemi, mi è venuto in inglese, il rapporto fra l'investitore e i proponenti. La terza è l'exit. Queste sono le tre macro aree di un contratto di investimento in operazioni venture capital. Adesso cerchiamo di capire come funziona da un punto di vista tecnico, non giuridico, la prima parte. Cioè, quanti soldi ci vogliono, quanti soldi devo mettere, in cambio di cosa? Quanti soldi ci vogliono qua si vede abbastanza facilmente. Se avete seguito, ecco, domani mattina sicuramente apriamo, prima del caffè facciamo un'oretta di ripetizione sulle logiche del piano, ma già adesso, se siete riusciti un minimo a seguire tutta la giornata, i soldi che ci vogliono sono questi qua. La linea del free cash flow è quella che vi dice, togliamo questo rosso perché non dice niente, è quella che vi dice quanti sono i soldi che dovete trovare alla fine dell'anno. Sto pensando un'altra cosa, domani potremmo parlare di budget pure. Vabbè, ci abbiamo un po' di cose di cui parlare domani, tranquilli. Comunque, questi sono i soldi che servono, dove c'è il segno negativo, evidentemente. Ok, professore, non ti trovi il numero, non ti trovi con i numeri? Stai facendo fatti i cazzi tu, va bene. No, va benissimo, ci sta. Questi soldi bisogna trovarli. E bisogna trovarli anno per anno. Attenzione a una cosa, e questo lo vedremo domani mattina. Voi qui leggete questa informazione,
In quest'anno, dal 1 gennaio al 1 dicembre, al 31 dicembre del 2014, io ho bruciato 680.000 euro. Voi non sapete, da questa informazione, se... Voi sapete questo, che se nell'anno ci mettete dentro 600.000 euro, o voi o un investitore, manco bastano, se ci mettete dentro 650.000 euro, alla fine dell'anno avete coperto il buco e vi restano 25.000 euro in tasca. Non sapete se questi soldi sono sufficienti. Perché non lo sapete? Perché molto banalmente si sta scassando il microfono e non si è scassato. Quello pure mi picchia prima che me ne va. Anzi, voi qui avete quello che si chiama PFN, posizione finanziaria netta, ce l'avete alla fine di ciascun anno. Nel primo anno coincide con la cassa che avete bruciato fondamentalmente. Cancello questo 650, così lo vedete meglio. Cioè, da qui voi che sapete che se avete bruciato 680.000 euro in un anno, alla fine ci avete debiti per 680.000 euro. Debiti o liquidità finale. Poi che sapete che se l'anno dopo ne bruciate 580, alla fine dell'anno avete debiti per 1.300.000. Quelli dell'anno prima, più la cassa che avete bruciato quest'anno. Così via 1.350.000. E qua cominciamo a scendere perché cominciamo a fare cassa. Ma bastano 700.000 euro nel primo anno? Boh. Questo non lo sapete, perché quella è una fotografia a fine anno. Ma mettiamo che il vostro fatturato... Scusa, no, ci vuole la pagina libera. Nel primo anno... Allora, immaginiamo che questa è l'asse delle ascisse, l'asse del tempo. Qui cominciate la vostra attività, qui finisce il primo anno, è diviso in 12 mesi. Vabbè, faccio un po' di stecche a caso, sono meno di 12 mesi, facciamo finta che sono 12. Facciamo che per i primi 11 mesi non fatturate una lira, gli unici soldi che fatturate sono tutti quanti qua. Questa è la linea dei ricavi. Li fate tutti qui. Quindi, calma piatta, ta. Quanto è il fatturato del primo anno? Circa 600.000 euro, se mi ricordo bene. Se li fatturate tutti a dicembre, quei soldi, immaginiamo che li avete incassati, anzi, siccome abbiamo messo 90 giorni di dilazione, immaginiamo che li avete fatturati tutti quanti a settembre e poi di nuovo zero, questo non c'è. Quindi tutti questi soldi che avete fatturato a settembre li incassate a dicembre, vi entrano in cassa a dicembre. Se il fatturato di un anno intero è 670.000 euro, li fatturate tutti a settembre e li incassate il 31 dicembre e al 31 dicembre avete 670.000 euro di debiti dopo aver incassato quel fatturato, quant'è la vostra posizione finanziaria netta il giorno prima del 31 dicembre? Tanto stai dicendo una stronzata. È quasi 1.300.000. È molto più pesante di questa. Vi è chiaro questo concetto? Allora, questo è settembre, nono mese. E questo è dicembre. In quel primo anno, ci torno un attimo, comunque io ve lo dico, adoro quelli che mi dicono di no quando chiedo se hanno capito. Veramente lo dico. In quel primo anno voi avete fatturato 678.000 euro. Ok? Ricavi.
scusatemi, lo metto qua, non sull'asse dei tempi, a settembre. Vi ricordate quant'era la dilazione media che avevamo concesso ai clienti? 90 giorni. Quindi se fatturiamo qua, quando incassiamo? Diciamo il 31 dicembre. Abbiamo fatturato il 30 settembre, il 31 dicembre questi 678 di ectoplasma diventano 678 euro che entrano nelle nostre casse. Dopo aver incassato questi, sappiamo che alla fine dell'anno dopo aver incassato quelli sappiamo che questa, ricordate che è una fotografia al 31 dicembre, questo è il saldo del mio conto corrente in banca il 31 dicembre. Il 31 dicembre io apro il mio conto corrente e trovo che sto sotto di 678.000 euro. Boom. Sbatto per terra. Il giorno prima io ho incassato questo. È un caso che sia il numero sia uguale. Una ciorta è successo. È un caso. Il giorno prima ho incassato questo. Facciamolo tondo così. Se il giorno prima ho incassato questo e il giorno dopo ho questo, che vuol dire? Quanto era la mia posizione finanziaria netta il 30 dicembre? Quanto? Circa. Da sicuro che la banca ci mette 2 giorni a fare l'accredito. Diciamo al netto di inefficienze bancarie. È il debito che mi trovo dopo aver incassato più quello che ho incassato. Se ho incassato questo, cioè tutto il mio fatturato, e mi trovo ancora quello sotto, vuol dire che il debito è 1.400.000 prima. Chiaro a tutti? Come faccio io a sapere dove ho quello che si chiama il picco del mio fabbisogno? Questo modellino qui lo devo fare per ogni mese. Devo fare quello che si chiama il budget. Il primo anno, e da lì in poi, ogni primo gennaio per i 12 mesi successivi, questo modellino, così come lo vedete, deve avere in testa gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, 12 mesi. Se voi fate una cosa del genere per 12 mesi, scoprite esattamente in quale, se immaginate che lì sopra ci sono i mesi, non più gli anni, almeno in quale mese questo numero raggiunge il picco. E vi organizzate, se potete organizzarvi. In realtà, non è mai una cosa così radicale. Tipicamente in una startup funziona più o meno così. Primi mesi zero, poi comincia a salire, comincia a fare le prime cose, così. Alla fine dell'anno si impenna. Dove, diciamo, l'integrale sono questi 680.000 euro. Ho detto bene matematicamente parlando, scusate, che io poi non sono ingegnere, non vorrei dire stanziato. Giusto? 680.000 euro. I costi non fanno così. I costi fanno così. Allora, qui, no, scusate, questo è il primo anno in perdita. Non c'è un'altra pagina pulita? No. Siccome il primo anno è in perdita, i costi non fanno. Allora, la linea dei ricavi, cancellate questa parte qui. Si ferma qui. C'è un altro foglio. Ne ho messi due perché... Già me lo sono mangiato l'altro. No, uso questo. Però erano tre. No. Erano due fogli. Due. C'ho gli altri. Allora, ma se giriamo questo, ah c'è là, ma questo forse è abbastanza importante che lo vediamo.
Ma che sei un po' taccagno, che non mi devo dire. No, è un problema di stabilità. Ah, non si mantiene con più due foglie. Ecco perché. Eppure che sei un po' taccagno, diciamo. No, però scusami, ingegnere, guarda che possiamo metterci pure questo. Quello è taccagneria invece. Questo è perché io sono napoletano un po'. Ti domino a leggere, dai. Ripeto. Questo è ricavi e costi. E questo è il tempo. Questo è il dodicesimo mese. Questo è il tempo zero. Questo è il sesto mese. La linea dei ricavi più o meno farà così. E si impenna fino al livello del dodicesimo mese. Questo integrale sono i nostri famosi 680.000 euro di fatturato. La linea dei costi, grosso modo, farà così. Questo sono tutti i soldi che ci servono. Fa schifo questo disegno, ovviamente non è proporzionale ai numeri che ho messo lì, però più o meno vi fa capire. Da queste parti, in verità, i ricavi potrebbero anche aver fatto così, o così. Per cui, questa parte non sono più perdite, ma sono utili, che io faccio nella fase finale dell'anno. E le perdite sono queste qua. Ma se alla fine mi trovo che ho bruciato 700.000 euro, e qua ho prodotto utili, scusami, questo qua ha ragione. Io lo riservo a vedere, non sono ingegnere, quindi ritoppo queste cose. Se questi sono utili, comunque, vuol dire che le perdite totali, e alla fine dell'anno, scusatemi, io ho bruciato 678, questi qua. C'ho debiti per 678. Questi 678 sono già stati ridotti da quello che è un numero più grosso per effetto di questi utili nella fase finale dell'anno. Utili finanziarie, entrate meno uscite di cassa. Vuol dire che l'integrale o meglio, anche soprattutto il picco di quello che io ho bruciato in cassa è sicuramente più alto, perché qua qualche cosa mi ha ridotto. Forse si capiva meglio da quella linea, da quel disegno che avevo fatto prima. Comunque, vedendolo mese per mese, voi vedete esattamente in ciascun mese quello. Il vostro saldo del conto corrente a che punto sta? Nella ipotesi estrema in cui tutto il vostro fatturato fosse stato fatto a settembre e incassato a dicembre, o meglio, fatturato da settembre in poi, se fosse stato tutto incassato a dicembre, il giorno prima di aver fatto questa fotografia, il vostro picco sarebbe stato il doppio di questo. Il giorno prima di incassare. Ma vuol dire che sarebbe stato altissimo comunque per tutto l'anno. Fino a un massimo di 1.300.000. Quindi voi non vi dovete attrezzare per 600.000 euro, ma per 1.300.000. Questo sempre per dire che quando uno parte da questo dato qua, dice, vabbè, che ci vuole? Devo trovare 350.000 euro per fare questo business plan. La cippa. Cioè, solo il primo anno è capace che ci vuole 1.000.000. Cioè, se tu guardi soltanto i tuoi flussi di cassa annuali, sai che in quell'anno bruci 700.000 euro. Se mensilizzi, vedrai che il tuo fabbisogno di picco è più alto. Perché, soprattutto in una startup, gli incassi arrivano quasi tutti verso la fine dell'anno. Quel poco che riuscite a incassare lo incassate verso la fine dell'anno. Mentre i costi sono per cassa, tutti quanti, pagati immediatamente e sono alti dall'inizio. La differenza fra le uscite per effetto dei costi di esercizio, che sono tutte per cassa, e gli incassi, non i ricavi, gli incassi, mese per mese, in una startup è quasi costante per i primi 12 mesi, che sono quelli in cui una startup incassa quasi una mazza,
e si chiama burn rate, cioè quanto brucio di cassa ogni mese. E la cosa proprio, il primo chiodo, e io ho detto il vantaggio competitivo, la scalabilità, il team, tutte queste belle cose, ma è la prima cosa che voglio sapere quanto brucia al mese. Cioè, quando cominciamo a ragionare sul business plan, tu te ne vieni, sicuramente dici, senti, io farò una crescita annua del 2000% all'anno, parto con un fatturato di 700.000 euro nel 2014 per arrivare a 3 milioni e 4 nel 2017. Io che ci devo mettere i soldi e coprire le perdite, la mia prima preoccupazione è sì, ma quanto bruci ogni mese? Quindi se io so che tu bruci 60.000 euro al mese, se so che ci metto dentro 600.000 euro, in 10 mesi li ho finiti. Se bruci 120.000 euro, li ho finiti in 5 mesi. Dal momento in cui ci ho messo i soldi dentro, devo preoccuparmi subito di trovare un nuovo round successivo. Allora, stasera, prima di andare a dormire, io proverò a farvi una mentalizzazione, così che domani questa cosa la vediate un po' meglio. Adesso due parole sulla questo per dire che io qua ci metto nei miei flussi una variazione di capitale di 650.000 euro che apparentemente mi fa tornare i conti perché mi lascia 25.000 euro di free cash flow, cioè mi lascia 25.000 euro in cassa. Guardando il nostro stato patrimoniale, vedete che io ho un capitale investito di 259.000 euro. Ah, ma allora c'è il vizio. Ho un capitale investito di 260.000 euro qui e perdo 350.000 euro. Largo circa, per arrivare alla fine dell'anno mi serve questo più questo. Cioè devo avere abbastanza soldi per coprire il capitale investito, cioè gli investimenti più quello che non mi pagano, e per coprire le perdite. E infatti sono circa, se fate la somma di 259 più 365 fa 600. 25 me li trovo liquidi, più o meno stiamo a 650.000 euro. Sono sempre quelli. Ve li sto guardando, ve li sto girando in tutti i modi possibili e immaginabili. Rifaccio un attimo il punto. No, no, meglio di no. Perché tanto è talmente poca parva materia che ci lascia solo, fa solo perdere tempo. Provate a fare un ultimo sforzo di comprensione. Fatturo 678.000, c'ho costi per 1.000.000, a livello economico perdo 350.000 euro. Questo è il mio fabbisogno da conto economico, devo trovare 350.000 euro per fare questo business, alla fine dell'anno. Cioè, tutto quello che ho fatto di ricavi in un anno, tutto quello che ho avuto di costi in un anno, vuol dire che mi servono 350.000 euro. In realtà io ho fatto anche investimenti, in realtà dei 670.000 che ho fatturato, 170 non li ho incassati, quindi oltre a quei 350 che ho perso, ce n'ho altri 260 che mi servono. Perché? Perché ho investito 100 e 170 non li ho incassati. Quindi, eccolo qua, i 350 di perdita li devo aumentare di altri 250. Questo lo vedete meglio nei flussi. Il prospetto dei flussi parte dall'EBITDA, il margine operativo lordo. Vi dice che la vostra gestione caratteristica perde 355.000 euro all'anno. Vi dice che il fatturato che non incassate è 170.000 euro in quell'anno. Guardate, qua la vedete meglio. Vedete questo 1.369.000? Questo è il vostro EBITDA nominale.
cioè è la differenza fra ricavi e costi, non è un valore finanziario. Qual è il valore finanziario del vostro EBITDA? È questo, chiudo perché lo prendo col segno opposto, meno la parte che non avete incassato. In realtà voi avete fatto cassa per 1.100.000, perché questi 266.000 euro non li avete incassati. Ricordate che questo EBITDA è differenza fra ricavi e costi. Vuol dire che avete fatto ricavi maggiori dei costi per 1.369.000, ma che di questi ricavi, questi 266 non li avete incassati. Quindi questo valore, se lo volete far diventare finanziario, lo dovete diminuire della parte di quei ricavi che non avete incassato e arrivate a 1.103.000. Dovete pagare le tasse. Questo l'abbiamo già scontato. Avete fatto investimenti. La cassa che vi rimane in tasca dopo tutto sto gioco è 570.000 euro. La cassa che avete bruciato il primo anno, seguendo la stessa logica, è 625.000 euro. Non so più come girarvela, magari domani a mente fresca proviamo anche a farci un riepilogo. Adesso veniamo al prezzo, alla valutazione. Questi dati sono, per la precisione questo, sono la chiave per capire la vostra azienda quanto vale. Come? Ci sono due metodi principe nella valutazione di un'azienda. Uno è il DCF, che è questo qui, discounted cash flow, e l'altro è il VC method, il metodo che invece possiamo definire il metodo del pollice, quello che invece nella pratica usano i venture capitalist. Il DCF, discounted cash flow, non entro nei tecnicismi del modello, ma sposa questa filosofia. Qual è il valore di un bene? Il valore di un bene è il valore di tutti i flussi che quel bene è in grado di generare nel tempo. Se voi pensate a un immobile, anzi la cosa più semplice è un titolo di Stato. Qual è il valore di un titolo di Stato? È la somma di tutte le cedole che quel titolo vi darà, vi consentirà di staccare, più il valore del capitale che incasserete a termine. Mi serve la lavagna. Se voi oggi comprate, facciamo la solita linea del tempo, 0 e T. Se voi oggi comprate un titolo di Stato, immaginiamo che lo pagate 100. Escono 100 euro. Immaginiamo che il titolo abbia una vita di 4 anni. 1, 2, 3 e 4. 100 euro con un tasso nominale del 5%. Voi lo prendete in sottoscrizione, non lo comprate sul mercato e lo pagate esattamente 100 euro. Quanto vi entra alla fine del primo anno? 5 euro. 5 euro. Più 5 euro. Quanto vi entra alla fine del secondo? Il 5% di 105 euro. No. In verità ci sono due, c'è una. Esatto. Devi decidere se questi 5 euro li reinvesti o non li reinvesti. Diciamo che li reinvesti, vai. Perché così vi viene più facile. Se li reinvesti complichi. Lo so, però altrimenti è meno comprensibile. Il 5% di 105, 5,25. Quindi che cosa ho fatto io? Appena ho preso questi 5 euro, mi sono comprato altri 5 euro dello stesso titolo.
che rende il 5%, per ipotesi allo stesso prezzo a cui l'ho comprato la prima volta, altrimenti complico veramente. Per cui al secondo anno, questo è year one, year two, prendo 5 euro sui primi 100 e 25 centesimi su questi 5. Ok? Year 3, qua, mi fai un po' il conto? 5,55. 5,375, credo, qualcosa del genere, no? Il 5% di 110 è 25. Esatto. Quindi 5,52. Diciamo 5,5. E year 4 5,5125 più i 100 che ho messo dentro. Claro? Se io faccio la somma di tutto quello che ho incassato, mi esce grosso modo 122 euro circa, grosso modo. Bene. Cioè, caspita, mi conviene sta cosa. Faccio una bella cosa a mettere 100 euro prendendo il 5% all'anno. Ti dico io, dipende. Cioè, non ti dico io, ti dice qualunque soggetto che ha un minimo di esperienza in finanza, ti dice dipende. Perché? Dipende da quanti soldi tu ci potessi fare in alternativa usando questi 100. Non è significativo sommare tutti i flussi, è significativo capire la somma di tutti questi flussi quanto vale oggi. Perché questa è la somma di 100 euro tirati fuori oggi, 5 euro incassati fra un anno, 5,25 incassati fra 2 anni, 5,52 incassati fra 3 anni, 105 e quello che sia incassati fra 4 anni. Che cosa può succedere? Può succedere essenzialmente due cose, le più importanti. Può succedere che, per esempio, in year 2, la Banca Centrale Europea porta i tassi di interesse al 10%. Per cui, se io questi soldi me li fossi tenuti nel cassetto e li avessi investiti nel secondo anno, non avrei preso il 5%, ma avrei preso il 10%, perché questo è il nuovo tasso di mercato. La sto banalizzando, ma più o meno concettualmente l'idea è questa. E quindi ho un rischio di tasso. Ma può succedere un'altra cosa, che l'Italia fallisce, per cui io questi non li vedo proprio più. Quindi un rischio di tasso, che è questo qua, e un rischio di credito. No, mettetela come volete mettere, ma comprando titoli di Stato io ho prestato i soldi allo Stato. Se lo Stato fallisce e non mi restituisce, l'inflazione sta più o meno qua dentro, dovresti ragionare i tassi reali, complichiamo il modello. Io sto iper semplificando proprio. Allora, questi sono i rischi che corro. Ma c'è una cosa che si chiama costo-opportunità. Ed è che se io fossi stato Peter Thiel, sapete chi è Peter Thiel? Torna una cosa che questi conoscono bene. Avete mai visto The Social Network? Cioè, chi l'ha visto? Una mano mi alzate. Se vi ricordate The Social Network, c'è una scena in cui Zuckerberg e Justin Timberlake, non mi ricordo mai come si chiama, il fondatore di Napster, entrano negli uffici di un venture capitalist americano che li accolgono in due, un bianco e un nero. Dura pochissimo quella scena. Quella è una scena, diciamo, tratta dalla realtà, perché quel bianco si chiama Peter Thiel, è un investitore tedesco, che però lavora nella Bay, in Silicon Valley,
che è passato alla storia per essere quello che ha ottenuto il più alto rendimento percentuale da un investimento, scusate, non percentuale, anche finanziario, da un investimento di venture capital, perché è quello che ha messo, se ricordo bene, 2 milioni di dollari in Facebook per il 12% del capitale. Sapete a quanto è andata Facebook in borsa? Quindi mettere 2 milioni per il 12% del capitale vuol dire che Facebook all'epoca è stata valutata circa 20 milioni al primo ingresso. 2 milioni diviso 20 fa 10%. Non erano 500 mila euro? Nel film sì, in realtà no. A 2 di più. Almeno così mi pare di ricordare. Vabbè, ma cambia poco. Perché questo è il prezzo pagato da Peter Thiel all'epoca. Facebook è andata in borsa. Questo moltiplicato per 100 miliardi? 100 miliardi è andato in borsa. Non lo so, troppo. Per 5.000. E lui c'ha ancora quote di... Allora, questo per dire che mettendo i soldi nel titolo di Stato che sta qua, sto rinunciando anche all'opportunità di investire in Facebook, che è chiaramente una opportunità estrema, non è che capita tutti i giorni e soprattutto non capita a tutti, però c'ha un suo perché. Di tutte queste cose io devo tener conto quando investo i miei 100 euro e quando assegno un valore oggi a questi 122. Detta in termini, spero semplici, io devo scontare la somma di tutti i flussi che mi aspetto dal mio investimento per tener conto dei rischi che corro e delle opportunità alternative. Questo cerco di trasmetterlo da un punto di vista concettuale. Tutto questo si traduce in modelli matematici, che qui non andiamo a discutere, sennò ci stiamo una vita. Da un punto di vista concettuale, mi prendo i flussi che genera il mio asset e cerco di calcolarne il valore oggi, scontando questi flussi, per tener conto del fatto che il tempo passa, del fatto che corro dei rischi, del fatto che potrei avere delle opportunità alternative di investimento. Il processo che mi porta a portare questi soldi nel tempo ad oggi si chiama attualizzazione. Io determino il valore attuale dei flussi che questa azienda genera. Come lo determino questo valore? È brutto perché questi sono tutti negativi, quindi è difficile da tradurre in termini operativi. Sconto. Faccio solo un esercizio per farvelo... provare a farvelo vedere nella pratica. Il mio modello mi dice che io mi metto in tasca 624.000 euro, in realtà li perdo, ho cambiato il segno come avete visto, però per capire il DCF cos'è, il mio modello mi dice che io alla fine del primo anno mi metto in tasca 624.000 euro. Sono questi qua. Non li metto, cioè nel mio modello si perdono quei soldi, sono soldi bruciati, quali ho cambiato di segno soltanto per farvi capire che significa. Questi soldi incassati dalla mia azienda alla fine del primo anno hanno un valore oggi, al tempo zero, molto più basso. Perché? Perché io potrei investirli in attività diverse che mi rendono di più, perché il rischio che mi tornino indietro, che non mi tornino indietro questi soldi, è molto alto perché il mio business può andare male,
Per cui se voglio determinarne il valore oggi, li devo scontare a un tasso che tenga conto di questi rischi. Questo tasso nelle aziende quotate in borsa è oggi mediamente intorno all'8-9%. In un'azienda di questo genere è molto più alto. Possiamo sicuramente dire che è una cosa a due cifre, sicuramente a due decine. Ipotizziamo che sia il 22%. Che significa? Questo coso mi dice che oggi questi 624.000 euro che si incassano alla fine del primo anno, oggi valgono 495.000 euro. Detta in altri termini, se io oggi investo 495.000 euro a un tasso del 22,50%, fra un anno mi troverò 624.000 euro. Questo è il tasso, questo è lo sconto. Lo sconto mi dice, il tasso di sconto mi dice qual è il valore oggi di quei soldi che investiti a quel tasso diventano tanti domani. Una cosa un po' duretta questa. Molto più dura se considerate che questo è un flusso negativo. Il DCF è troppo duro effettivamente. Posso? Sì. Questa roba qui chi la cerchia del fare? Noi o l'invento o la vendita? Allora, tu hai di fronte, io sono il tuo interlocutore, no? Se tu vuoi trovare, vuoi cercare soldi. E io e te dobbiamo negoziare un prezzo. Io sono armato fino ai denti. E tu sei nudo. Allora, o tu c'hai a fianco uno armato fino ai denti che paghi, o ti cominci a mettere l'armatura. Allora, io adesso sto cercando di darvi almeno il giubbotto antiproiettile, va bene? Posso? Dall'esperienza che ho maturato, molte volte succede spesso che vai, ti comprano il 40% di una società pagandola molto meno rispetto a quello che dovrebbe essere la potenza del valore di azienda. Quindi fondamentalmente o studiare a casa o non vedere tutte le connessioni possibili immaginabili. Per andare poi a dare... O tu o il tuo consulente che paghi, ma tu lo devi capire, lo devi metabolizzare, e quella è la parte dura. Beh, fa parte del tuo lavoro, ma chi è che stamattina mi chiedeva che deve fare il CEO? Sempre tu, vedi? Il CEO deve fare pure questo. Bella questa, mi è piaciuta. Ci ha messo mani al posto delle parole. Insomma, più ce l'hai, più il fatto ce l'hai tuo, più probabile è che i soldi ti arrivano. Più facile è negoziare. Senti ragazzi. È già c'ha dentro l'attualizzazione. No, perché parte da novembre, parte da oggi. Scusa. Lasciamolo stare il DCF, è troppo complicato. Lo so, ci ho provato, perdonatemi, è andata male. Effettivamente è troppo complicato, a quest'ora è distruttivo. Facciamo un ragionamento diverso e molto più semplice, che è la regola del pollice, che è quella su cui concretamente, realmente, si basa il negoziato da parte del venture capitalist, che è questa parte qui. Anche qui c'è bisogno di una nota metodologica. Ce l'avete la forza di un momento di attenzione? Dura, eh? Però provo a farvelo capire con qualcosa di più pratico.
facciamo da qui. Non si riescono ad avere due schermi separati? No, eh? Non so. Due schermi separati no. Allora, perdonate, questo è il vostro stato patrimoniale. Vi ricordo che nel vostro stato patrimoniale voi avete il valore residuo degli investimenti che avete fatto, avete i crediti, i soldi che non vanno dato, quindi i soldi che dovete avere. Cioè immaginatela proprio come una cosa, se voi volete venderla sta roba oggi, facciamo finta che non ci siano ragionamenti da fare sulla parte di piattaforma, utili che siete in grado di generare. Immaginate che l'unico valore di questa società siano gli asset che ci sono dentro e che gli asset siano questi, cioè gli investimenti che avete fatto, il loro valore residuo, e questi, cioè i soldi che la gente vi deve dare. Immaginatela proprio come una casa. Questa è una casa, oggi, se voglio venderla alla fine del 2015, è una casa che vale 138.000 euro e dove dentro c'è una cambiale sul tavolo da 328.000 euro. Quindi sta roba vale 466.000 euro. Oggi sta roba, come l'ho finanziata? L'ho finanziata con debiti per 490.000 euro. E poi ricordate che ci avevo messo 650.000 euro, che però me li sono mangiati con le perdite. E mi sono rimasti 285.000 euro. Questo è l'attivo della mia azienda, questo è il passivo della mia azienda, cioè le fonti di finanziamento del mio attivo. Le fonti di finanziamento del mio attivo sono essenzialmente due, le vedete qui. Il capitale e i debiti verso le banche, cioè i soldi che vi danno le banche e i soldi che ci mettete con la tasca propria. Ora, come vedete, questo capitale che voi ci avete messo con la tasca propria era 650.000 euro all'inizio del primo anno. Bruciato da 365.000 euro di perdite, diventa 285.000 euro alla fine del primo anno, cioè all'inizio del secondo anno. Bruciato da 310.000 euro di perdite, diventa negativo per 25.000 euro alla fine dell'anno. Ok? In più ci avete 490.000 euro di perdite. Ora, se nel vostro conto economico non contasse nulla, le vostre prospettive di business e di reddito non contassero nulla, questa roba non varrebbe niente. Perché è vero che c'ho una casa che se la vendo mi vale 138.000 euro e dentro c'è una cambiale forse incassabile per 328.000 euro, ma anche se io realizzo questi 466.000 euro di capitale investito, devo pagare le banche per 490.000 euro. Manco mi bastano 460.000 euro. Quindi sta roba non vale niente. Sono in perdita di quei 25. Rispetto al totale, cioè nel totale mi mancano 25. Sì. Tecnicamente si dice che un patrimonio netto negativo per 25.000 euro. Comunque sia non vale niente, ma 25 pari a zero, sì. Insomma. Sta roba non vale niente. In realtà state certi che quando siete arrivati a questo punto, che è prossimo alla svolta, vedete che l'anno prossimo il vostro piano dice voi fate 500.000 euro di EBITDA, sta roba vale tanto, vale invece tanti soldi. Ma qua non si vede. Non si vede perché da un punto di vista contabile non c'è modo di far emergere quello che è il valore vero nascosto dell'azienda. Questo valore può essere riconosciuto solo dal mercato, cioè da un acquirente che capisce le prospettive dell'azienda ed è pronto a fare un'offerta per comprarla. Vi è chiaro? E offre un prezzo. Quel prezzo, se quell'acquirente è uno solo, il potenziale acquirente, quel prezzo sarà un prezzo inevitabilmente drogato, perché avendo un solo potenziale acquirente farà il bello e il cattivo tempo.
Se gli acquirenti sono due e stanno in gara, beh, cominciamo a ragionare, perché comunque non possono sparare troppe cazzate dicendo un prezzo troppo basso, perché l'altro farebbe, ne offrirebbe qualcosa in più pur di comprarla. Se sono tre, l'affare si fa ancora più interessante. Se sono 100.000, quel prezzo è un prezzo vero, cioè è un prezzo molto affidabile. Se sono 100.000, probabilmente siamo di fronte a una società quotata in borsa, dove quei 100.000 hanno tutti quanti almeno una azione, cioè un pezzo di questo patrimonio, un pezzo del valore nascosto di questa società. Tutto il valore di questa società, al netto dei suoi debiti, i famosi 490.000 che dovete restituire alle banche, ha appunto il nome di valore del capitale economico, che in termini contabili è impossibile da determinare. In termini pratici è determinato dal valore delle offerte che qualcuno è pronto a fare per comprare la società, ma se andate in borsa è scritto nella pietra, chiarissimo e leggibile. È il valore di un prodotto. Il prodotto del prezzo per azione, quello che viene negoziato ufficiale in borsa ogni giorno, per il numero delle azioni in circolazione. Si chiama capitalizzazione. Eccola. Questo è il valore di Twitter. Se oggi voi voleste comprare Twitter, tutta Twitter, dovreste mettere, al netto di una serie di cose che non stiamo qui a dire, 24 miliardi di dollari sul tavolo. Oggi Twitter vale tanto. Se volete fare quattro risate, ecco quanto vale Google. Facebook è andata in borsa a 100 miliardi, è scesa tanto, è arrivata a 40 miliardi e adesso sta a 116, addirittura ha superato il valore di collocamento. Questo prezzo, come vedete, è molto variabile. È variabile in funzione dell'idea che il mercato si fa delle prospettive dell'azienda. Il mercato analizza i business plan di Facebook, perché Facebook li presenta agli investitori. E anche se Facebook continua, non lo so, magari fa utili Facebook, ma anche se Facebook continuasse a perdere tanti soldi e avesse un capitale economico contabile negativo, come nel nostro caso, state certi che avrebbe una capitalizzazione di diversi miliardi, come capita per tantissime società quotate al Nasdaq. Questo valore, la capitalizzazione, dai, vedete questo coso pure lo distruggo. Mi dispiace, si incaglia nel pantalone. Questo valore che vi ho appena detto, la capitalizzazione di mercato, il pennello l'ho lasciato qua, abbiamo detto esprime il valore economico del vostro capitale. Sommato ai debiti della società, dà una cosa che si chiama EV, Enterprise Value, il valore dell'azienda. Questo qua. Il valore economico, non contabile, questo è un valore contabile, questo 466. Il valore economico dell'azienda. Che ci manca a questo 466? Ci manca il valore implicito delle prospettive dell'azienda. È un asset immateriale, non è fisico, non si tocca, ma che è il valore attuale, oggi, delle prospettive di reddito che questa azienda può generare nel tempo. La differenza tra il valore contabile e un valore di mercato è una cosa abbastanza complicata. Però voi capite bene, immaginate di essere il CEO di questa azienda, che oggi non vale niente, no? L'abbiamo detto. Vale 466.000 euro, ma con 490.000 euro di debiti, appena incassate questi 466, se li incassate, pagate le banche e non vi restano a dire, anzi ci dovete mettere pure qualcosa vicino.
Ma voi sapete bene, essendo il CEO di questa azienda, che questa azienda, andando avanti così, fra 2 anni farà 500.000 euro di cassa di free cash flow, di cassa libera, farà 1.300.000 di EBITDA, di margine operativo lordo, un fatturato che va alle stelle. Voi sapete che questa azienda vale molto di più. Se riuscite a comunicare correttamente questa informazione, potete trovare qualcuno disposto a darvi dei soldi in cambio di un qualcosa che altrimenti sembrerebbe non avere alcun valore. Che soldi vi darà quello? Vi darà i soldi che lui pensa valga tutta questa roba, meno i debiti che dovete pagare. Perché? Perché se compra tutta la baracca, i debiti se li accolla. Quindi non ve li paga. È come se voi vendete una casa, se sulla casa c'è il mutuo, voi mica pagate anche il mutuo. Voi pagate il prezzo della casa al netto del mutuo. Allo stesso modo, se comprate un'azienda, pagate il prezzo dell'azienda meno i debiti che c'ha. Esattamente come se fosse una casa. Ma il valore della casa resta quello al lordo del mutuo, con i debiti. Questo qua. Allo stesso modo, il valore di un'azienda è quello al lordo dei debiti. Se poi la comprate, quello che voi pagate si chiama sempre EV, ma non Enterprise Value, bensì Equity Value, cioè soltanto il valore del capitale economico, che sarebbe negativo da un punto di vista contabile, ma invece può valere molto di più. Come si fa ad avere una misura di questo valore economico? Si fa un esercizio molto semplice. Che c'avete voi? Un motore di ricerca? Un social network? Qua facciamo una cosa facile facile. Abbiamo Facebook lì. Abbiamo Facebook, sì. Vabbè, lo scrivo sul... No, perché mi serve questa pagina qui. Eh? Prendiamo il caso di Facebook. Mi servono questi dati. Si fa così. Capitalizzazione di mercato di Facebook, 116 miliardi. Capitalizzazione di mercato di Facebook vuol dire valore del valore economico di Facebook, del capitale economico di Facebook, cioè quanto un acquirente pagherebbe per averla tutta. Il vostro è incognita, non lo sappiamo, X. Voi conoscete il valore del vostro capitale contabile, che è negativo per 25.000 euro, ma quanto veramente vale sta cosa è quello che volete scoprire. Facebook non ha debiti, come potete immaginare, ma ha 9 miliardi in cassa, 9,3. Quindi la sua posizione finanziaria netta è... No. La sua posizione finanziaria netta è meno 9,3. La liquidità si indica con segno negativo. No, qui stiamo partendo dalla capitalizzazione, scusate, no. 9 miliardi e 3 di cassa c'ha. Ok? Voi?
L'unità di misura è diversa, però c'è sempre B. Quanto ci avevate? Vi ricordate? 4-4-6. Ma anche anno? Facciamo il secondo anno, eh. No. 1 milione? 35. Vabbè, diciamo 1,3, va? Voi ci avete 1,3 di PFN. EBITDA. Non c'è l'annuale qua, annual data, eccolo qua. Operating income. Allora, c'è quello del 2012. Vabbè, questo è ridicolo. 0,5. Voglio prendere una cosa più umana, perché altrimenti non diventa difficile ragionare su questa cosa. Lo teniamo lì, Facebook. Mettiamo il caso di scuola. General Electric è la compagnia più grande al mondo. No, è stata superata da Google, giusto? Vabbè. Ah già, c'è anche Apple, dimentichiamo. È che io Apple non lo considero, mi rendo conto che commetto questo errore. Allora, la capitalizzazione di mercato di General Motors, di General Electric, è 271. La vostra è sempre X, non lo sappiamo. Andiamo un po' avanti indietro, scusate. L'EBITDA è 17 miliardi e 4. In realtà è qualcosa in più perché questo è il reddito operativo, è già al netto degli ammortamenti, ma comunque diciamo che è 17 e 4 l'EBITDA. I debiti, c'ha 77 miliardi in cassa, ma credo che abbia anche debiti, e ha 312 miliardi di debiti. 312 meno 77 in cassa, c'ha circa 250 miliardi di debiti. Poca cosa rispetto ai vostri, Beh, questo è General Electric. Allora, qual è l'enterprise value di General Motors? Lo dico io. È questo più questo. Circa 521 miliardi. Che significa? General Motors, tutta la parte dell'attivo di General Motors, per capirci, questa roba qua è 521 miliardi, scusate. Se da questi 521 miliardi togliete questa parte qua, il debito, vi resta soltanto il valore del capitale economico, che è espresso dalla capitalizzazione di mercato, 271. L'enterprise value contabile della nostra azienda è questo. Meno il debito vi dà un valore economico del capitale negativo, che non c'è. Fate questo calcolo. Enterprise value diviso l'EBITDA, quanto fa 521 17? 300.
Fai circa 30. Diciamo circa 30. Si mette con una X vicino. 30 per. Il rapporto fra l'enterprise value di questa roba qua, di General Motors, e l'EBITDA è 30 volte. Se voi foste un'azienda identica a General Motors, a General Electric, potreste usare questo stesso moltiplicatore. Ricordatevi, questo è EV diviso EBITDA. Se io prendo il mio EBITDA, che ce l'ho, prendo il dato del 2017, poi vi dico perché. Il mio EBITDA nel 2017 è 1.400.000. Ah, quanto era il debito nel 2017? 0.5, eh? Il mio EBITDA è 1.400.000. Se io so che enterprise value diviso EBITDA è uguale a 30, se io moltiplico 30 per il mio EBITDA, che mi viene? Ripeto, enterprise value diviso EBITDA di General Electric è 30 per. Se io prendo questo valore, che, allora faccio così, EV diviso EBITDA uguale 30 per. Se io faccio 30 per EBITDA è uguale? No, è uguale a cosa? No, in formula. È uguale a EV. Se io sono uguale a General Motors, posso assumere che se per General Motors vale questo, vale pure per me. Allora, prendo tomo tomo, cacchio cacchio, il mio EBITDA da 1.400.000, lo moltiplico per 30 e arrivo a 42 milioni di EV. Il mio EV è 42 milioni. Ci siete fin qui? Stiamo girando un film, eh? Cioè, 42 milioni è, seguendo questo ragionamento, il valore economico, lo sta. Il valore economico di questa roba qua. Cioè, il capitale investito della mia azienda. La mia azienda, così come sta oggi, la mia azienda, facendo questo ragionamento, non vale 1 milione, che è il suo valore contabile, ma 42 milioni. Attenzione però, la mia azienda non ha debiti, la mia azienda, nel 2017. Ti trovi male? Abbiamo cambiato qualcosa. C'ha cassa. Siccome non ho una lira di debiti, facciamo finta, se avessi avuto 1.400.000 di debiti, concetto della casa, ricordatevi, compro la casa col mutuo, che prezzo pago? Pago il valore della casa al netto del mutuo. Se la casa costa 100 e c'è un mutuo di 30, quanto pago la casa? La pago 70. È lo stesso concetto, se la casa vale 42 milioni, l'azienda vale 42 milioni e c'è un debito di 1.400.000, la pagherò 42 milioni meno 1.400.000. Diciamo 40 milioni, volendo fare cifre tonde. Allora, secondo questo ragionamento, la vostra azienda vale 40 milioni. Ha una serie di limiti questo ragionamento. Numero 1, 30 per è una cosa che non esiste. Nessun investitore razionale, anzi, la prima cosa è che siamo negli Stati Uniti e i multipli degli Stati Uniti sono più o meno quelli europei moltiplicati per 1.5. Quindi già se andiamo in Europa,
Giro. Già se andiamo in Europa, guarda, partiamo da 30 per Stati Uniti. Andiamo in Europa e questo 30 per già lo dovete ridurre del 33% e siamo a 20 per. Probabilmente questo 20 per è condizionato al fatto che i conti di General Electric quest'anno sono andati male, ma l'anno prossimo andranno meglio. Quindi l'EBITDA, che era il denominatore del rapporto, quest'anno è stato particolarmente depresso, ma l'EBITDA storico di General Motors è un po' più alto. Quindi se quel rapporto lo correggiamo per tener conto del fatto che General Motors di solito guadagna di più, già questo 20 per diventa probabilmente 10 per. Ah, tra l'altro era l'EBIT il nostro, che è più basso dell'EBITDA. Se poi teniamo conto del fatto che le azioni di General Motors io le posso comprare e vendere quando voglio io, mentre sta roba se me la compro mi rimane sullo stomaco per i prossimi 5 anni, c'è un effetto di liquidità che mi abbassa, diciamo, ancora a 8 per. Sono stato troppo radicale nel passaggio da 20 a 10, ma comunque. Se poi teniamo conto del fatto che il rischio che io corro di execution del mio business comprando questa roba è molto più alto di quello che corro comprando General Motors, arriviamo al mio numero magico. Allora, siamo partiti da un film e siamo tornati per terra al numero magico che più o meno tutti i venture capitalist usano, che è più o meno questo, in questo range. Nel private equity oggi si usa questo. Private equity vuol dire la stessa cosa fatta su aziende di grandi dimensioni, non su startup. Tirando le somme, ho preso il mio EBITDA, allora, questo calcolo lo facciamo riferendoci ai dati dell'anno in cui pensiamo di vendere. Ancora ce la dobbiamo comprare questa azienda, cioè io sono il venture capitalist, ancora me la devo comprare, ma il ragionamento lo faccio sulla base dei numeri dell'anno in cui penso di venderla, perché è lì che io mi dovrò preoccupare di capire sta roba a quanto la potrò vendere. A quanto la potrò vendere fra 4 anni? Come si vende oggi? Come si comprano e si vendono oggi le cose? Prendendo l'EBITDA e moltiplicandolo per un multiplo, quello di mercato, diciamo 7. L'EBITDA dell'anno 2017, quello dell'uscita, vedete, il MOL all'exit, è 1.369. Moltiplicato il multiplo di mercato mi dà una stima, ricordate quella cosa? Vi ricordate? Se V su EBITDA è uguale al multiplo, il multiplo per l'EBITDA è uguale all'enterprise value. Questo dovrebbe essere l'enterprise value all'uscita, cioè sta roba, se gira come deve girare, se funziona così come dice questo business plan, fra 4 anni si vende per 9 milioni e mezzo. Con tutto che oggi non va niente. Al netto, vabbè, in questo caso aggiungendo cassa, perché questo è un prezzo che si vende, che si prende. No, scusate, qua c'è un errore, questo deve essere meno. Che quello è cassa. Vabbè, non sottilizziamo. Diciamo si vende per questo, 9 milioni e mezzo. Di. Scusate, alza la voce, perdonami. Okay. Cioè, dove è dimostrato che quell'azienda va a 7 tra 7 anni? Parla per 7. No, allora, quel 7 che ti ho detto è un numero che
più o meno convenzionale fra gli investitori. Se io devo avere un'idea di quanto può valere un'azienda all'exit, al momento in cui la andrò a vendere, mi guardo il business plan. In 30 secondi cerco di capire se questo business plan più o meno sta in piedi. Prendo il mollo del quarto anno, lo moltiplico per questo numero che è più o meno sempre lo stesso, 6 o 7, e mi dico, mi autoconvinco che più o meno varrà tanto. Pollice. Cioè, quindi c'è una parte narrativa del business plan che racconta questa parola. Tutto quello che abbiamo fatto oggi serve per arrivare a questo numero magico qua. Ma ora ci arriviamo piano piano. Lì. Tu sei il CEO, devi fare tutta questa cosa. Quante volte, diciamo, legga l'esperienza, quante volte... No, mi chiamo Gianni. Gianni. Quante volte azzecca alla fine dei 4 anni? Mai. Mai. Ma in eccesso o in difetto? Mai. In eccesso quante volte? Sono molto più volte in difetto. Ma questo per un discorso di mercato italiano o in generale, anche valutando aziende, succede questo? Difficile, onestamente difficile dirlo. Sono tante le cose che succedono da un certo momento in poi che è veramente molto difficile dirlo. Tra l'altro, questo ragionamento non è che tu lo fai sempre e solo nel momento in cui devi venderla sta cosa. Lo fai molto spesso a tappe intermedie perché arriva a un certo punto e devi trovare un altro investitore. Allora, se tu l'hai valutata quando tu sei entrato, l'hai valutata tanto e ci hai messo i tuoi soldi dentro, stai certo che se arriva un altro investitore la fai pagare più cara. Allora questo ragionamento lo devi rifare, devi far rigenerare i numeri in modo da avere un valore che sia considerevolmente più alto di questo. Comunque, scusate, torno un attimo qui, così chiudo il ragionamento, poi facciamo 10 minuti di question answer e ce ne andiamo. Questo è il valore che io stimo avere fra 4 anni. Fra 4 anni. Ma oggi? Allora, devo fare un ragionamento molto semplice. Se oggi metto i soldi in questa cosa, se il 100% dei soldi che servono per avere 9 milioni e mezzo fra 4 anni, ce li metto io, quanto voglio guadagnare io tenendo conto del rischio, del tipo di business, del tempo che devo perdere, delle opportunità alternative di investimento che ho? E allora entra il secondo numero magico, l'IRR, Internal Rate of Return. Non vi do la definizione tecnica di Internal Rate of Return perché sennò stiamo altri 2 giorni, ma banalmente, ma anche abbastanza tecnicamente, l'IRR che cos'è? È il rendimento che 2.367.902 euro investiti oggi, allora se io oggi investo 2.367.902 euro e me li riprendo dopo 4 anni, e sono diventati 9.568.013, io devo fare il 40% all'anno. Cioè se io oggi compro un titolo di Stato, investo sti soldi per prenderne tanti quando esco, quel titolo di Stato deve avere un rendimento annuo del 40%. Detta così si capisce, no? Quindi è il rendimento che io mi attendo da un'operazione. Un venture capitalist, quando entra in operazione, si attende un rendimento almeno pari a questo. Che significa, più o meno, come diciamo noi, 4-5 per, cioè moltiplicare il valore dell'investimento iniziale per 4-5 volte. Se abbiamo una cosa che in prospettiva rende meno di questo, non entriamo nell'operazione. Capite anche perché non entriamo in operazioni che sono poco scalabili. Perché in un'operazione che scala poco, questi numeri non li fai. Devi applicare multipli molto più bassi. Ora, aspetta, finisco un attimo. Vi ho detto, questo
è il valore dell'azienda oggi. Cioè, è il valore di quello che sarà all'epoca, quando l'avrò venduta, con un rendimento del 40% per anno. Oggi vale tanto. Ma in questo 2.367, attenzione, ci stanno questi. Ci sono 650.000 euro che ci ho messo io dentro. Questo qui è un valore, come si dice, post money, cioè dopo che io ci ho messo i soldi dentro. Banalmente, se questa fosse una casa, è come se io mi stessi andando a comprare la casa che già ci ho messo dentro 650.000 euro. Cioè, apro la porta e trovo 650.000 euro a terra. La devo pagare 2.367. Ma se voglio sapere quanto vale quella casa senza quei 650.000 euro che io stesso ho aperto la porta, ho posato, ho richiuso la porta, ho riaperto la porta e ho trovato là, ah, voglio comprarmi la casa. Voglio sapere quanto vale quella casa senza i 650.000 euro, ce li tolgo. Post money, meno money, uguale pre money, 1.007.000. Eccolo il numero magico. Questo è il valore di questa azienda con questo business plan, secondo un investitore. E è questo. Beh, se negoziamo, io partirò da 500-600.000 euro di pre money, voi partirete da 3 milioni, e si chiuderà fra 1 milione e 1 milione e 7, più o meno. Diciamo che per me, ecco, se proprio devo essere franco e sincero, non scrivo 40, ma scrivo 50. Ciao, io punto a chiudere in questo intorno, nell'intorno di 1 milione, che se ci metto dentro 650.000 euro, vuol dire che pre-money più 650.000 vale 1.778.000, 650 diviso 1.778, ho una quota del 36,5%. Questo signore che avete visto entrare adesso, è una di queste cose che non ne capisce assolutamente nulla, non so che è venuto a fare. Abbiamo lavorato assieme per, quanti anni so? 3-4 anni, nello stesso fondo. E, anzi, lui ha cominciato prima di me. Poi, siccome è pugliese, gli piace troppo la Puglia, un bel po' momento ha deciso di tornarsene a casa. Si chiama Giuseppe Cubello, e probabilmente uno dei più forti analisti che io abbia mai trovato sulla anche se ingegnere, poi non è colpa sua, però è decisamente uno tosto. Vi dicevo, se io ci metto 650.000 euro dentro, e prima valeva 1.100.000, adesso ne vale 1.778. Di questo io ho il 36,5%, cioè 6.50 diviso 1.778. È fatto. Se questi sono i soldi che servono, è fatta così. Ma questi soldi, come vedete, non bastano manco per niente. Perché se ci accontentiamo di questo, qui falliamo. Allora qui probabilmente ci dobbiamo mettere altri 500.000 euro e più o meno ce l'abbiamo fatta, però attenzione, è cambiato tutto. No, allora quel numero era sbagliato. Questa è liquidità, non è debito, quindi sì, vabbè, non cambia molto comunque. Questa roba mi vale comunque 1.900.000, ma se io ci ho messo dentro 1.150.000, il valore dell'asset è abbastanza indipendente dai soldi che ci metto dentro, al netto di una serie di variabili, però dipende da quello che l'azienda è in grado di generare. Per fare quelle cose ha bisogno dei miei soldi.
Se ne bastano di meno, tanto hai guadagnato. Se ce ne vogliono di più, vuol dire che io mi prendo una fetta molto più grande dell'azienda. Se ci devo mettere dentro 1.150.000 per non farla fallire, vuol dire che mi prenderò il 61%. Cioè, supero la minoranza. Allora, qua i casi sono due. O siete pronti a dare via la maggioranza, o dovete cambiare mestiere, o dovete cambiare piano, o non la fate proprio. E tenete presente che Zuck credo sia arrivato, adesso si trovi al 14% di Facebook. È chiaro che quella è un'azienda quotata, quindi il discorso è diverso, ma lui è arrivato sotto il 50% molto prima di andare in borsa. Per cui, ecco, il miraggio della maggioranza a tutti i costi non è, secondo me, una cosa molto intelligente. Se credete profondamente nel business, probabilmente vale la pena anche di rinunciare a qualcosa. Domani cerchiamo di fare un po' di rinfresco, anche perché siamo arrivati un po' tardi su questa cosa, però se avete qualche domanda in particolare, a questo punto pronto ad accoglierla. Ammazza, abbiamo fatto 7:20, troppo tardi. Adovinia, ci vediamo domani. Se avete qualche domanda, ce la facciamo domani.